Mi incuriosisce molto, io vabbè, amo Margaret Mazzantini e amo le sue trasposizioni, ovviamente, le sue trasposizioni. È curioso il fatto che abbia fatto una trasposizione di una sceneggiatura già esistente. Quindi già volevo capire come ha lavorato, in che modo si è introdotta in questa sceneggiatura. E in particolare nel libro, il libro di ricette, che sembra quasi la metafora della vita che vivono i protagonisti, cioè il fatto che fosse tutto più o meno finto, tra virgolette, perché lo dice l'attore, no? E così mia madre ha scritto lì, ma chissà quanto non ha scritto, quanto ha cambiato. E questo libro appunto è la metafora che poi in realtà scoppia in qualche Sì, modo. Quindi volevo capire un po' sì. Sì, aspetta, non so queste se in fondo dinamiche. non avete sentito un'immagine, no? Allora, domanda un po' più breve, no? Mi Sì. trovo assolutamente e con la voce un po' più sostenuta, sintetizzo in modo fastidioso, ti chiedo scusa, appunto Margaret Mazzantini che lavora, no? Partendo da qualcosa che non è suo, preesistente, e l'altra è il valore narrativo di questo libro, perché appunto si vede che un po' la sintesi più il tuo, la La metafora metafora. o, no, di quello che poi di quello che noi vediamo, pur avendo queste caratteristiche che sembrano, no, così un gradino più in alto di un semplice realismo. Sai, fare un film penso che sia una sovrapposizione di scritture, non una scrittura della sceneggiatura, e cominci a scrivere quando vai a vedere, vai a scegliere gli ambienti. Mi ricordo sempre recitando Ettore, stavo facendo stavo a Sarajevo e lui credo che facesse gli 80 anni, gli mandai come si chiama, una magnum di champagne per festeggiarlo e poi partì, andai a Sarajevo a fare i sopralluoghi e lui mi chiamò, disse una signora stava bene, una saluta tua, dove sei a Sarajevo? A Sarajevo, che stai facendo? Sto facendo i sopralluoghi per tutto il mondo. Ah, è il momento più bello, è il momento più bello, è quando il film ancora non c'è e lo trovo. Ecco, questo per dirti è un'altra delle cose che ho imparato da lui, no? Poi c'è la scrittura della sceneggiatura, poi c'è la scrittura degli obiettivi che scegli, se scegli di mettere il 50, se scegli di mettere il 14, e poi c'è la scrittura del montaggio, poi c'è la scrittura del montaggio sbagliato rifatto. È una serie di scritture, l'importante è che poi tutte queste scritture sono come un setaccio, no? Sono come un setaccio, poi ti auguri che alla fine del setaccio qualche trepidatoro rimanga, insomma, però è come togliere continuamente, è sempre sembra un lavoro ad aggiungere, ma in realtà è sempre un lavoro a togliere.